Uffi, non si fa vedere. Buongiorno. Voglio solo farvi notare il disastro che c'è in casa sul letto, in modo che non sembra sempre la casa perfetta, perché in questo momento è un disastro totale. Buongiorno, stiamo uscendo adesso, finalmente. Stiamo per andare a fare colazione in un posto carinissimo dove non vi ho mai portate, che è praticamente a Saint-Pierre e si chiama Cofruit. Ho perso le chiavi della macchina, come tutti Non i andiamo giorni. bene. Ah, ma le perdo sempre, è Sì. incredibile. Allora, Passo ore dei miei vlog a tutto dire non trovo le regolare. chiavi della macchina. Ormai lo sanno tutti. Ma non le ho lasciate attaccate Non dentro. chiederlo a me. Oh, tutti i giorni. Ah, eccole, sono qui. Comunque è un posto carinissimo perché vendono tutti i prodotti abbastanza. Adesso non si chiude più la borsa. Oggi abbiamo dei Cosa? problemi già. Il bar vendono le cose con. Ma è un. Non è proprio un bar, c'è anche il bar dentro, però hanno tipo tutti i Tipo prodotti gastronomia. naturali, cose della valle comunque. Ci Oh, sono i finalmente prodotti basta tipici. McDonald's. Sì, usciamo da sotto, che così Sì. prendiamo la macchina. È arrivata la colazione, allora per me brioche al lampone. Qui c'è quella crema e mela che mi ispirava molto, ma volevo solo crema, perché a me Adesso la mela non dove. piace. E qui invece c'è quella al cioccolato. Per me latte caldo, cappuccino Latte e freddo. Gaia ha preso il latte freddo. Sa di mucca. Sa di mucca? Credo di aver bevuto il latte troppo in fretta, starò male per i prossimi. Per i prossimi 6 ore, no, per le prossime 6 ore. Pensavo per i prossimi 6 giorni. No, volevo dire quello, ma poi era Ah, esagerato. perché c'era il cane bene? C'era un bel cane, ma non sono riuscita a riprenderlo. Quando dovete tirare fuori la videocamera non c'è male. Adesso ormai ci sgrida, non si fa vedere nei video, ma ci sgrida perché non li facciamo nel modo giusto. Però sì, era troppo buono questo latte, non ce l'ho fatta a berlo con più lentezza. È veramente molto più buono di quelli di tutti i bar che abbia mai provato. Cioè, sa proprio di latte. Qua per esempio c'è una parete intera di marmellate, confetture, cioccolato. Questi sono i succhi super naturali che vi dicevo, cioè tipo mele mirtilli, questo qui è mele lamponi. Poi c'è questo qui che è le mele venette. Adoro la confezione di queste marmellate, sembrano proprio fatte in casa. Questa è mirtilli, però io preferisco questa qua che è i lamponi. Ora siamo venute in via perché volevo In rifare via. in via. Ma qui si dice Sì, in via al centro. Cioè tu fai la via, e noi vai diciamo in al centro. corso. Vedi? Ognuno c'ha le sue, che tra l'altro c'è anche un po' di arietta, quindi, Si ed è sta bene, c'è all'ombra. l'ombra, Meno male, così volevo farle rivedere un po', farle rivedere, no. In realtà dovevamo fare delle commissioni esatto. No, tipo anche passare stamattina alla abbiamo la mattina Kellermann. vuota, allora stiamo perdendo Esatto. un po' tempo così da turiste. Perché non abbiamo ben capito cosa vogliamo fare Esatto. nella giornata di oggi. In realtà avevamo mille Ma sempre opzioni. abbiamo mille opzioni e poi non facciamo mai Esatto. E niente. finirà che non faremo nulla. Ma più che altro non è perché non abbiamo voglia di fare, è che abbiamo troppe idee, secondo me, non riusciamo a selezionare Abbiamo, cosa. no, più che altro anche per gli orari, se così. Abbiamo gli orari abbastanza compressi, com'è che si dice? Sì, tipo stretti, perché lei deve, cioè lei, non Non io, lei, non la io. mia amica deve poi andare a lavorare, quindi dovevamo organizzarci anche in base a quello. E perciò Esatto. diventa più difficile, così stamattina niente, stiamo vagando in Vagando, generale per Aosta. stando all'ombra e cercando qualche negozio che non sia super mega iper costoso. Andiamo dalla Yankee. Yankee. Andiamo a annusare un po' di candele. Abbiamo trovato una candela fantastica che non avevo mai visto, praticamente ha il tappo in legno e dentro ha lo stoppino fatto così in legno che quindi continua a scoppiettare. È troppo, troppo carina e poi mi piace anche com'è fatta. Per pranzo abbiamo deciso di prendere un gelatone da Grom perché ho scoperto che lei non ha mai Mai però mangiato. mangiato, infatti sono curiosissima e l'ho visto prima per sbaglio e mi sono accesa, Sì, illuminata. io invece l'ho mangiato in Italia, sarà che ad aperto ad Ma in Aosta è realtà più c'è anche a comodo. Milano. Non ne Sì, no, sono ma ce ne sono sicura, in non è tanti. molto in centro, io vado Ce ne sempre da sono cioccolati tanti. italiani. È vero che È il mio preferito, esatto. lo Io no, sai. ecco, io quello non l'ho mai Perché mangiato. c'è la Nutella, il cioccolato dentro fuso e io lì Wow. impazzisco. Il mio gelato ormai sta colando, comunque ho preso crema di Grom, stracciatella e fragola. E Gaia invece ha Che preso. lecca la coppetta. Ha preso. Caramello salato e lampone. Che non è buono il caramello salato, sappiatelo. Non Sa di prendetelo. bruciato. Siamo passate a casa un attimo a rinfrescarci e ora abbiamo intenzione di sfidare il caldo e il tempo che è tipo contro di noi e andremo a Torino.
Quindi stiamo per andare a Torino, adesso prima di tutto in un centro commerciale. Sì, poi facciamo in un giro. Centro commerciale. Perché in realtà io avrei voluto andare in centro, però non sono riuscita a persuaderla e ha ragione perché fa troppo caldo. No, adesso però fa la caldo. Sera, magari no, di sera, città, esatto, fa più fresco. Stiamo più tranquille, invece capito. Ora andiamo in un centro commerciale perché se alle 2 ci mettiamo in centro a Torino sarebbe bello andare me. In piscina, ma lei ha detto che qua non so. Non sappiamo neanche, non dovrebbe essere aperta, ci sarebbe. Ma però è giugno, ci sono 40 gradi all'ora. Lo so, ma qui fino all'altro ieri faceva freddo e quindi non la aprono perché la piscina si deve riscaldare, riscaldare un pochino, sì, sì. Sennò quella all'aperto moriamo, cioè tipo se no andiamo alle terme. Magari. È appena uscito il weekly della settimana scorsa e in tantissime mi state chiedendo notizie, cosa ne pensi Chiara, aspettate che spengo l'aria condizionata sennò non vi sentite, tra un attimo moriremo. Io sto facendo da cavalletto umano. Lo so, ma non ce l'abbiamo più il cosino, no, li stai filmando il nulla. Oddio. Secondo me. Oddio. Esatto. Accontenta. Sì, va bene. Praticamente in tantissime, vedo il braccio che fa solo così. In tantissime mi avete chiesto della vittoria dei The Colors, sono disperata all'idea che abbiano vinto i The Colors e soprattutto non potete immaginare la scena di quando hanno vinto i The Colors. Praticamente Gaia si era sdraiata. Ma perché non me l'aspettavo assolutamente. Io ero convintissima che vincesse Briga. E quindi ero già rassegnata. Quindi si sdraia sul divano, aveva i gatti addosso, eccetera. Io dalle scale guardo sta cosa e a un certo punto senti solo lei che fa sì! E lancia i gatti, cioè i gatti non è che li ha lanciati, però hanno fatto un salto perché non se lo aspettavano. E in più ha svegliato il bambino dei vicini, quindi ho sentito solo i gatti scappare e ha iniziato. E poi ci ho detto no. Non sono riuscita a controllarmi, vi giuro, cioè. È stato troppo bello. È bellissimo. Sono tornata tredicenne in 2 secondi. È vero. Siamo finalmente arrivate al fresco nel centro commerciale. Dai, però gli altri hanno. No, anzi, col finestrino giù si sta da Dio. Sì, beh, in realtà da Dio è esatto. Si sta da Dio. Ma vabbè, sì, esatto, non diciamola a nessuno. Io direi di salire e andare prima di tutto da Pesca. Ok. Va bene, Pesca? Se no sta di Vario. Era dall'altra parte. Il 18 luglio c'è Fedez qui, ma forse qualcuna di voi me l'aveva anche detto. Ho trovato questa qui che mi piace tantissimo, Don't Walk, Just Run, e dietro, però non riesco a farmela vedere, credo, ha tutta una scritta molto carina. C'erano anche i pantaloncini abbinati, però ho pensato di non prenderli, più che altro perché ci sono pantaloni lunghi e ho visto l'altro giorno che sono andata a camminare con i pantaloni lunghi ed è stato devastante, nel senso che ormai solo pantaloncini corti. Poi ho trovato questa maglia a righe che sembrerà normalissima, però guardate, in realtà rimane tutta lunga, quindi arriva fino giù qua e rimane aperta da qui in poi, quindi è carina anche da mettere con i pantaloncini o eventualmente con dei leggings, perché copre ma non troppo. Non so se prenderla, mi piace tanto la forma, però ho paura di non riuscire, c'ho sempre questa fissa che ho paura di non riuscire ad abbinare le cose. Ho fatto dei super danni da Stradivarius, ma ormai mi conoscete. C'erano tante cose carine. È vero, c'erano tantissime cose carine da Stradivarius e secondo me dobbiamo uscire di qui il prima possibile, prima che io. Si sta così bene, c'è un clima a me. Sì, si sta bene. Poi non c'è tanta gente, no. Però è per essere sabato pomeriggio. Comunque credo che tra un po' ci sposteremo da qui e andremo in centro a Torino perché vogliamo. Se andiamo al parco del Valentino, bello! Perché poi vogliamo anche cenare in centro, magari cerchiamo un posto un po' carino. Sta vagando anche per Zara, tipo scheggia impazzita. Beh, era tanto tempo comunque che non facevo shopping e non compravo nulla, cioè ero stata fin troppo brava fino adesso e quindi oggi mi sto un po' troppo dando alla pazza gioia, in effetti adesso mi do una calmata. Siamo le eterne indecise oggi, secondo me. Allora, abbiamo cambiato programmi 10.000 volte e alla fine dovevamo andare a mangiare a Torino, ma come siamo uscite dal centro commerciale c'era un caldo che ci ha proprio tipo investite, ma una cosa incredibile, e abbiamo detto no vabbè. Ma penso che faccia caldo dappertutto perché veramente in tantissime me lo state scrivendo, cioè fa proprio, mi avete detto addirittura 40 gradi, delle cose allucinanti, qui adesso ce ne sono 31 e io sinceramente penso di aver fatto 10 saune oggi, ma anche qualcosa di più, infatti entrambe non vediamo l'ora di arrivare a casa per buttarci nella doccia. Quindi in sostanza tutto questo per dire che stiamo andando a casa, va bene, e adesso decideremo cosa mangiare.
Ma non ve lo dirò prima, perché sono sicura che se ora decidessimo una cosa, poi non cambiamo idea di vero. Infatti, quindi io non gli dico più niente, accendo la videocamera appena abbiamo del cibo davanti a noi. Perché sennò oggi sembra il vlog delle indecise, delle terme indecise, una cosa. Tra l'altro stiamo andando piano, perché se accendiamo il condizionatore la macchina si rallenta e finisce subito la benzina e il GPL. E invece andiamo piano perché così teniamo giù i finestrini. Ma se andassimo più forte tenendo giù i finestrini non avremmo neanche più la capacità di udire le parole, perché mi assorda andare in autostrada. Io non lo so come facevano quelli di una volta che partivano quelle 500. Auto prima non andavano tanto veloce. No, e forse è per quello. Ma non superavano secondo me i 100 allora. È quello, perché sennò muori. Notare che mi sono già messa in pigiama, ma veramente è stata una giornata lunghissima. Non so se dai vlog risulterà, perché ultimamente non sto... Non mi ricordo neanche di accendere la videocamera quando c'è Gaia, è tutta colpa sua. È vero, quando ci sei tu l'accendo pochissimo. Abbiamo fatto i chilometri più che altro oggi. Abbiamo fatto, ecco, tanti chilometri, è vero. E adesso lei sta allestendo la zona sushi, perché alla fine abbiamo deciso di prendere il sushi e l'abbiamo preso all'Oriental Bamboo. La verità è che è una decisione rapida e indolore. Vero. Abbiamo, quindi o cioè, pizza o sushi. Abbiamo detto sushi, assolutamente. Sapete che io sono un'imbranata con i nomi dei sushi. Però a mia discolpa voglio dire che anche Gaia mi ha detto che qui ad Aosta si chiamano in modo diverso rispetto a come si chiamano nel resto del mondo. Comunque vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Questa cosa è buonissima. Che cos'è? Non lo so. Ah, ok. E questi invece sono i quelli che io chiamo California Roll. E qua invece c'è il chirashi. Salmone. Salmone con tutto il riso sotto, sì. Ma adesso vi posiziono così ci fate compagnia. Adesso mi vergognerò a vita perché io non so usare le bacchette. Vabbè, quindi faccio. E poi io non uso la salsa. Comunque, di soia. No, sono gelosissima. Ma questi di cosa sanno? Sono esattamente? Non lo so, però è buono. No, ma cos'è questa roba verde intorno, fuori? È lattuga. È lattuga? Sì, salata? L'assaggio? Posso fare. Buon appetito. Buon appetito. Io un po' di soia la metto. Ma assaggia che buoni questi. Sì, comunque abbiamo preso un casino di roba. Troppa. Ma non pensavo che fosse questo qua soprattutto così tanto. Erano 10 pezzi. Ma non me li visualizzavo così tanti. Ah, ok. In quel senso. Ma quindi stasera andiamo al bar da Vale? No. Sei stanca. Io? Tu no? No. No, l'ho distrutto. Ma cacchio. Sono un disastro. È ora di scaricare la macchina e devo dire che in realtà ci siamo abbastanza contenute. Sicuramente potevamo essere più brave, però devo dire che è andata abbastanza bene come cosa, non abbiamo esagerato. E domani, se riesco, vi voglio assolutamente registrare il video haul, che è tantissimo tempo che non faccio un video haul. Una cosa però ve la devo far vedere subito: ho ricomprato la mia Midnight Recovery Eyes, quindi la mia cremina contorno occhi di Kiehl's. Era 2 sere che non la mettevo e già si notava la differenza. Cerco di fotografarlo. Sì, no, cioè, vabbè. No, ma io volevo fargli vedere che Tiffany mi ha già completamente sostituita. Vero, Tiffany? Chiunque ci sia sul letto a quest'ora della sera va bene, basta che mi faccia le carezze. Direttamente, proprio chi se ne frega di chi è. I gatti sono proprio così, Però non tutti, i tuoi sono bellissimi. I miei sono molto coccolosi, fin troppo. Anzi, visto che non usano mai le unghie. Cioè, non tanti gatti giocano con le unghie. Che cosa i peli? Io... Ne perdono tantissimi, non so più come fare. Come al solito devo farlo con voi. No, vabbè, dovevo farlo. Collasso collettivo. Sì, cioè, proprio così, no. Tutti insieme, dai, ragazze, tutti insieme. Aspetta, così non ti si vede, facciamo così. No, ma non così. Solo io, anche voi. Ah, tutti, Uno, due, tre, via. Tra un po' mi tiro la videocamera in faccia, finivamo tipo al pronto soccorso, naso rotto. Ma guarda che se mi arriva in testa da lì, secondo me mi faccio male. Con la fortuna che ho, non abbiamo detto proprio così, ma va bene. E adesso ci siamo messe tutte e due a letto e vogliamo editare il vlog di oggi. In realtà, come sempre, volevamo vedere un film, avevamo 1000 progetti per questa sera. E visto che è la giornata di Chiara e Gaia, sanno prendere una decisione. Chiara e Gaia dicono cose che non faranno mai nella vita. Esatto, cioè inventano cose e poi non le fanno. Alla fine non abbiamo guardato il film e ci siamo già messe... Già, alla fine sono le 11, non è presto. Ci siamo messe a letto e domani abbiamo intenzione di passare una giornata tipo full immersion, però penso che staremo molto di più qua in casa perché volevamo fare un sacco di altre cose, insomma.
poi vedrete tutto. Adesso voi mi vedete fuori dalle coperte, ma dovete sapere che anche se ci sono 80 gradi fuori, io dormo coperta con proprio il piumino. Lo so, io invece dormo col piumino addosso perché mi sento protetta anche in piena estate, sì. Che adesso è piena estate con il caldo che fa. E piuttosto tipo tengo aperte tutte le finestre. Così entra qualcuno. Ma no, perché ho l'allarme. Chiunque entra si mette a suonare tipo da pazzi. Io a casa l'allarme non c'è. Io sì. Quindi ho proprio quello che riconosce anche se ci sono i gatti, il perimetrale. Sì. No, cioè il volumetrico e il perimetrale. Non li distingo, ma comunque tutti e due riconoscono. Quindi preferisco dormire coperta ma con le finestre aperte. Che è una stupidata. E lei infatti ieri sera si è lamentata per mezz'ora. Ma non è vero. Beh, hai detto caldo. Ma perché parlo nel sonno? Ah, ok. Non lo sapevo che parlasse nel sonno. Non lo sapevo. Okay. Può essere che nel sonno ti lamentassi del caldo. ci sta, magari avevi caldo davvero. cioè se lo dicevi. Vabbè, io parlo nel sonno, io non lo sapevo. Dopo tutti questi deliri, meglio darvi la buonanotte. E tanto lo sapete che domani ci rivedremo con il prossimo vlog, quindi buonanotte, a domani.